Una vettura si è incendiata nella serata di sabato 11 febbraio intorno alle 19. L'auto era parcheggiata in un capanno garage in via Valessacra Cornier. Le fiamme hanno avvolto l'auto e poi si sono propagate quasi subito alla costruzione vicina. Immediato l'allarme ai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea e Rivarolo Canavese, che hanno domato e spento le fiamme, e i carabinieri di Cornier per i rilievi. Non sono stati registrati feriti o intossicati, ingenti i danni.